qualcosa di importante che ti manca, e non è addosso la tua solita grinta, e che ti svegli come se fossi già stanca, e vi spedite a preparare un caffè doppio, e se non basta dopo provi con la doccia, ma poi lo senti che non parte quello scoppio, che è come il tuono poco prima della pioggia. E fai pure come me con la canzone che ti fa star bene, e fai pure come me, non chiederti perché, alza il volume, basta solo un po' di volume, per far cambiare presto l'umore, anche se è un leggero barlume, tu dagli fiducia, tu già, tu dagli il calcalore. Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Una buona giornata, un buon martedì, martedì! Oggi è martedì, martedì 20! 20, 20! Buongiorno a tutti quanti voi che già mi state scrivendo una buona giornata, un buon martedì. Ogni mattina, che più di un metodo per me è una vera terapia, molto più forte ed efficace di ogni medicina, guarisce solo dalla tristezza e dalla nostalgia, e non mi importa della vicina di quello che potrà mai pensare, che tanto lo so cosa pensa di me, sono un tipo particolare, in fondo mi sono simpatico, infatti da volte la sento cantare la stessa canzone che ascolta, che grazie al volume la fa spensierare, e fai pure come me con la canzone che ti fa star bene. Fai pure come me, non chiederti il perché, alza il volume, basta solo un po' di volume, per far cambiare presto l'umore, anche se un leggero barlume, tu dagli fiducia, tu dagli calore, basta solo un po' di volume, per far cambiare presto l'umore, anche se un leggero barlume, tu dagli fiducia e calore. Sì, iniziare così la giornata è sempre bello, con un po' di volume, un volume che me lo do a tutti quanti voi, de Barletti a Vest e non. Oggi avevo un appuntamento con una persona che veniva da non so da dove. Se vuoi parlare, vero? E allora, buongiorno, buongiorno! Buongiorno Vicky! Vicky c'è Vicky, vuoi salutarla? No, non sa. È butta! Una buona giornata anche a te, carissima! Dove c'è Muro? Dove c'è Muro? Buongiorno a tutti! Oggi c'ho una persona in macchina, speciale. Speciale! Chi la vuole? Non posso dire come si chiama, perché vuole stare nell'anonimato, perché c'ha 12 figli. Tre cani, 12 gatti, 12 gatti mi hai detto. niente, una buona giornata alla mia collega. No, e non dico niente, basta. Sono contenta stamattina di partecipare a questo buongiorno, buongiorno con il signor Lello. Madonna, che bello! La prima mattina sentire questa vocina. Vicky, se mi indovini chi è, ti offro da bere. Ciao! Vicky, però non dire niente, me lo dici dopo. Allora questo percorso, Lello, lo fai tutte le mattine? No, oggi grazie a te sto facendo un altro percorso, faccio vedere la mia splendida città a tutti i barlettani che stanno fuori, perché noi che siamo barlettani non l'apprezziamo come l'apprezzano i miei amici di Barletta che stanno fuori, che per vari motivi stanno lavorando fuori, hanno emigrato a Barletta, da Barletta nei loro paesi. C'è gente che sta in Francia, in Australia, veramente c'è barlettani dappertutto, e grazie a questo canale che Facebook ci ha dato, almeno io lo uso, l'opportunità, ecco, di avere dei contatti. No, ma a parte, do un sorriso a tutti i barlettani che stanno fuori,
che amano la nostra città. Vicky, ciao Mariano! No! Vicky, che sta a dormire ancora? Mariano, Vicky. Ti aspetto per fine mese, Vicky. Addolorata, sei in buona compagnia, io sto sempre in buona compagnia, grazie a Dio, ho tantissimi amici e amiche che ci vogliamo bene e ci rispettiamo soprattutto. Stamattina è una bella giornata. Sì, sì. Calma, tranquilla. No, è una bella, veramente bella, veramente bella. Cioè, il freddo deve stare, per, se non fa freddo siamo a 6 gradi e mezzo. E non si direbbe. Pensavo che faceva meno freddo, invece 6 gradi e mezzo vuol dire che fa freddo. Allora, carissima collega, non diciamo ancora il nome. La signora Anna Gambarruta, gli piace il ponente. Bellissimo, il ponente è una Miami. Signora Anna, oggi il mare è proprio piatto. Sì, è una tavola blu. No, vabbè, non si può dire. Lelo Leila. Ma cioè, Vicky, hai detto che è Mariano, Vicky. Vado. Cioè, si è offesa la signora, eh? Sei proprio fuori di sesso. Vabbè, dice fai il bravo, dice Lelo. Ah, il grande Di Miccoli, ciao Franco, ti voglio bene. Fiele Francesco Lanotte. Ah, si vede anche se uno sta guardando solamente il video. Sì, sì. Marizia De Lisanti, senza un'altra, diciamo, mettere nulla. Un'altra grande carissima amica. No, senza mettere nulla. Senza mettere nulla. No, no, no. Se ti sta guardando in diretta ti dice che la signora o il signore ti sta vedendo. Sì, è lui Francesco Lanotte. Ma dai, parli in barlettano nel tuo. Ma che stai a dire? È una bambina, è vero? E il mio amico, il tuo amico Franco è in. Oggi se n'è andato il circo. Ah, è vero. Finalmente. Con gli animali tutti tenuti. Sì, non sei d'accordo su questo? No, tu. No. Vabbè. Anche perché. Oh, ma il circo è sempre esistito da quando eravamo bambini. Anche. Cioè. Irene Di Pietro, mia sorella, mi sta guardando, la mia sorellona, che bella. Ciao Irene. Buongiorno Irene. Una grande Irina, non perché mia sorella, ma credetemi, mamma mia. È un assistant me, cioè, non finisce mai la giornata con quella persona, veramente. C'è bella sto paese, è bella se. E anche oggi è martedì ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi un buongiorno un po' speciale, perché non è mai capitato di stare una donna con noi. Di Barletta Veste. È un'esperienza. Bello, che tratta solo uomini. Sì, Madonna, ma i maschili. È bugia. Scusa. Comunque sono finite le feste, è finita Carnevale, è finita la pentolaccia. No, la pentolaccia adesso, è anche domenica. No, domenica scorsa è stata. Ah, già l'hanno. No, io. Adesso la prossima domenica ci saranno le elezioni. Mi raccomando, votate il barlettano, a Barletta votate il barlettano, votate a chi volete, ma votate il barlettano. Io come barlettano lo devo dire, perché voglio essere campanellista, anche perché quelli di fuori andano lascia true. Io sono di quel parere. Cioè, perché ogni barlettano ha bisogno anche di. No, ma è Barletta che ha bisogno di. La problematica del luogo proprio dove ci abita. Comunque con questa signora qua il livello sale a Barletta Veste, sale tanto.
turist nenzare. E c'è dice, c'è dice. C'è bello. Oggi si mangia ragù. Ragù il martedì? Sì. Vieni a tagli. Ieri credimi, mi sono mangiato la pizza del barletta di questa mattone. Era di una squisitezza. Ciao Silvana, buongiorno a te, tutta Canosa! A Canosa fate le cose, tutte buone! E così c'è proprio in centro la stretta. E allora, noi andiamo a lavorare, vi auguriamo una bellissima giornata, facciamo un altro giro. Che andiamo a lavorare, Lello? Sono le 7.23. Ci andiamo a mangiare un bel cornettone. Bravo, ecco, bravo, facciamo una piccola colazionetta, dai. E a noi tutti, a voi tutti, vi auguriamo una buonissima giornata. Una dolce giornata. Madonna, c'è bella. No, lei c'è bella posto. Qua perdi la multa. Perché? Perché qua su questa striscia sta il blu. È vero? Mm-hmm. No, che è blu? Te lo dico io, qua è blu e qua no. No, qua non esiste il blu. No, ti stai sbagliando. Il blu è di fronte là, ma no, qua non c'è là, non si paga. Buona giornata a tutti ragazzi! Buongiorno! Barlit e Avest! Ciao! Ciao!